Era il 6 ottobre 2014, alla fine della stagione estiva, quando il Movimento 5 Stelle Vallodidiano denunciava il vergognoso stato dei giardinetti pubblici di Trinità, trasformati in un'enorme discarica per di più pericolosa per i bambini. A distanza di quasi 8 mesi ed ormai in vista della stagione estiva 2015, le telecamere di Italia 2 TV sono tornate con Antonio Gallo presso i giardinetti, un tempo fiore all'occhiello della frazione di Trinità della città capofila del Vallodidiano, per scoprire che purtroppo ben poco è cambiato. Beh, sono passati ben 8 mesi dal famoso ottobre del 2014, quando io, sotto segnalazione di alcune mamme di Trinità, denunciai l'abbandono totale e il devastamento che ha subito la villa di Trinità, i giardini di Trinità. Adesso ci ritroviamo a ben 8 mesi da tutto questo disastro e vediamo che nulla è cambiato, se non che c'è stata una pulizia imminente subito dopo la denuncia, pulizia superficiale, ma vediamo ancora residui inseriti dai vandali, che sono i lavabo, che sono tutti i tubi, che sono le prese elettriche, quadri elettrici aperti, imbalcature montate. Quindi a quasi 8 mesi io volevo fare un appello a questa amministrazione, volevo dire che non esiste solo il diritto da parte dei cittadini di pagare le tasse, ma esiste anche il diritto da parte di bambini di divertirsi, di avere dei propri spazi verdi. Vorrei ricordare che le opere costruite vanno custodite e vanno comunque mantenute in un certo stato. Spesso in questi giorni io mi sono recato presso gli uffici dell'amministrazione comunale a sollecitare il disastro che stava avvenendo in questa villa. Ho avuto sempre risposte da parte del sindaco, da parte degli amministratori, che tutto sarebbe ripreso alla normalità a breve. Bene, adesso incomincia l'estate, incomincia la primavera, i bambini chiedono sempre più spesso di andare alle giostrine. Cara amministrazione, dove li portiamo? A Sant'Arsenio o li portiamo a Silla, i nostri bambini? Cosa spiegheremo ai nostri bambini? Che abbiamo un'amministrazione che non è in grado di dare degli spazi verdi ai nostri figli? Gradirei delle risposte. Faccio un appello al vice sindaco, che è una persona molto cordiale, che si è messa sempre a disposizione, quindi faccio un appello a lui, a Luigi Giordano. Faccio un appello a Michele Santoriello, che ha la delega per quanto riguarda i lavori pubblici, di provvedere al più presto per quanto riguarda gli spazi verdi per i nostri figli.